Trapani sgominata dalla polizia, presunta banda dedita a furti e rapine in città. Salemi, tunisino arrestato dai carabinieri, avrebbe rapinato e accoltellato in casa un'anziana. Rifiuti, nuova emergenza ieri in Sicilia, in serata ennesima ordinanza di crocetta. Mazzara niente copertura finanziaria, revocata l'aggiudicazione del servizio di rimozione Eternit. Mazzara, scuola in festa, ieri sera presso Santa Gemma dell'Istituto Boscarino Castiglione. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Un'operazione anticrimine è stata eseguita oggi dalla polizia di Trapani, particolari nel servizio. Sgominata a Trapani una presunta banda di criminali dedita ai furti e alle rapine in città. Ne farebbero parte 6 persone che sono state arrestate questa mattina dalla polizia nell'ambito dell'operazione denominata Red Gang. Il blitz della squadra mobile scattato all'alba in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale trapanese. In manette sono finiti il 41enne Massimiliano Voi, il 32enne Annibale Baiata, il 39enne Giuseppe Barraco, il 33enne Francesco Paolo Salerno, il 43enne Claudio Viviani e il 20enne Antonio Voi. I primi 5, tutti pregiudicati, sono stati condotti nel carcere San Giuliano di Trapani, mentre Antonio Voi è stato sottoposto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Per tutti gli indagati le accuse sono, a vario titolo e in concorso, di furto aggravato, detenzione porto e alterazione di armi da fuoco, nonché di spari in luogo pubblico. Secondo la polizia, la presunta banda avrebbe progettato e messo a segno rapine e furti per autofinanziare il traffico e lo spaccio di droga. Già lo scorso 5 febbraio Massimiliano Voi e Francesco Paolo Salerno erano stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia dopo essere stati trovati in possesso di oltre 5 kg di hashish e di varie cartucce per pistole e fucile. Sempre secondo la polizia, la disponibilità di armi da fuoco da parte degli indagati era essenziale per compiere furti e rapine che erano organizzate attraverso meticolosi e ripetuti sopralluoghi. Nel mirino degli arrestati c'erano per lo più attività commerciali di Trapani, ma anche private abitazioni di facoltosi anziani e di persone che vivevano da sole. Per esempio, Antonio Voi e Annibale Baiata sarebbero gli autori del furto perpetrato ai danni dell'ufficio postale di Erice l'11 gennaio 2016, così come lo stesso Baiata, assieme a Massimiliano Voi, Salerno e Barraco sarebbero gli autori del furto perpetrato il successivo 17 gennaio ai danni del negozio di abbigliamento Bugatti Station, sempre a Trapani. Un tunisino invece è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mazzara con le accuse di rapina e lesioni gravi. Il servizio. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo il presunto autore della rapina perpetrata lo scorso 18 maggio ai danni di un'anziana di Salemi. La donna, un 81enne, è stata anche accoltellata e ricoverata all'ospedale di Castelvetrano per le ferite riportate. L'arrestato è il 22enne tunisino Moussa Moussa. Durante la rapina sarebbero stati portati via un televisore, alcune pentole e qualche gioiello. Dalle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona era stato individuato un sospetto che indossava una felpa con cappuccio. Le successive analisi del traffico dei tabulati telefonici della zona, nonché del telefono rubato alla vittima, hanno portato all'individuazione del giovane. Il 22enne è stato rintracciato in un fondo agricolo in contrada Guarini. Durante una perquisizione nell'abitazione del giovane, i militari dell'arma hanno trovato la refurtiva. Il 22enne, inoltre, in una intercettazione telefonica avrebbe espresso la volontà di recarsi in Tunisia per vendere gli oggetti rubati. Considerato il pericolo di fuga, i militari dell'arma hanno fermato Moussa con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali gravi e condotto in carcere. Il GIP del Tribunale di Marsala successivamente ha convalidato il fermo del 22enne, mettendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Assoluzione dall'accusa di diffamazione per il giornalista trapanese Rino Giagalone. Il servizio. Il fatto non costituisce reato. Con questa formula il Tribunale di Trapani ha assolto il giornalista trapanese Rino Giacalone, imputato nel processo che lo vedeva accusato di diffamazione a mezzo stampa.
La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dal giudice Gianluigi Visco al termine del procedimento scaturito dalla querela presentata dalla signora Rosa Pace, vedova del defunto boss mazzarese Mariano Agate, morto nell'aprile 2013. In un articolo infatti Giacalone aveva definito Agate un gran bel pezzo di merda, una presunta offesa che non è andata giù alla congiunta di Mariano Agate, che ha deciso di portare in tribunale il giornalista trapanese e di costituirsi parte civile. Ieri però il giudice ha assolto Giacalone. Durante la requisitoria il pubblico ministero Franco Belvisi aveva chiesto la condanna del giornalista a 4 mesi di reclusione al pagamento di una multa di 600 euro, ricordando che nessuna norma prevede particolari eccezioni per i consociati mafiosi. Per il giudice invece più alta è la caratura del mafioso, più forte può essere il giudizio critico nei suoi confronti ed è possibile utilizzare anche espressioni molto crude come quella utilizzata da Giacalone. La parte civile del processo era rappresentata dall'avvocato Celestino Cardinale e Giacalone è stato difeso dagli avvocati Carmelo Miceli e Domenico Grassa. Ha lasciato ieri il porto di Trapani la nave Amerigo Vespucci dopo una sosta di 3 giorni nel corso dei quali si sono tenuti a bordo eventi e visite di cittadini. Il comandante della Vespucci, Curzio Pacifici, ha visitato la capitaneria di porto trapanese dove è stato ricevuto dal comandante Giuseppe Guccione. In tale occasione è stato effettuato il rituale scambio di crest dei rispettivi comandi. Maxi aumento dei canoni irrigui. Ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Paceco ha approvato una mozione a tutela degli agricoltori. Nello specifico l'atto impegna il sindaco Biagio Martorana e la giunta Pacecota affinché si adoperino anche in collaborazione con gli altri enti del territorio coinvolti e con le associazioni di categoria nel coadiuvare nelle loro istanze le centinaia di lavoratori del comparto agricolo, i quali, già provati dalla forte crisi che si sta vivendo nella nostra regione, da anni si vedono aumentare a dismisura i canoni irrigui, mettendo in ginocchio definitivamente tutti gli operatori del comparto agricolo e le loro famiglie. Parliamo adesso di rifiuti. Riapre la discarica di Trapani, particolari nel servizio. Sono bastate meno di 24 ore per far piombare la Sicilia in una vera e propria emergenza rifiuti, quasi un giorno di chiusura di tutte le discariche presenti nel territorio regionale dovuta alla scadenza dell'ordinanza emessa lo scorso 1 giugno dal Presidente della Regione Rosario Crocetta. Ieri quindi la spazzatura si è ammassata ovunque in Sicilia, creando non pochi disagi in tutti i comuni, compresi quelli della provincia di Trapani, dove gli enti locali hanno dovuto fare i conti con la chiusura della discarica di Contrada Borranea nel capoluogo trapanese. La nuova ordinanza presidenziale è stata emessa soltanto in serata, a seguito dell'intesa trovata a Roma con il Ministero dell'Ambiente. Dunque gli impianti hanno riaperto i battenti e la raccolta dei rifiuti è ripresa, anche se ci vorrà qualche giorno per togliere dalle strade e dai cassonetti l'immondizia accumulatasi. La nuova ordinanza del governatore Crocetta fissa la nuova scadenza al 30 novembre 2016, data entro la quale si dovrebbe avviare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, troppo volte annunciato ma mai realizzato. L'ordinanza del governatore siciliano prevede, tra le altre cose, la costruzione di inceneritori per lo smaltimento di 700.000 tonnellate di rifiuti l'anno in Sicilia e l'aumento della raccolta differenziata, così come il trasporto in nave fuori dall'isola di parte dei rifiuti prodotti. Durante questi 6 mesi di proroga delle discariche, è stato poi il commento di Crocetta, attiveremo tutte le iniziative per mettere a regime il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti attraverso il nuovo piano che porteremo in giunta a breve. Nell'ordinanza viene confermata l'intenzione del governo di ridurre drasticamente il numero degli ambiti territoriali ottimali. E sull'emergenza rifiuti in Sicilia è intervenuto questa mattina il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi. All'ANSA il primo cittadino ha detto: chissà in quali paesi gli amministratori fanno la rivoluzione calpestando i rifiuti e i diritti dei cittadini. Forse in qualche racconto di fantascienza trash, non nella realtà. Eppure è quello che sostiene di stare compiendo il presidente della regione Rosario Crocetta, ha evidenziato Cristaldi. Ma mentre lui si crogiola in un mondo fantastico, la Sicilia viene sommersa dal pattume.
Rimodulate le deleghe assessoriali della giunta comunale di Campobello di Mazzara, lo ha deciso il sindaco Giuseppe Castiglione dopo la recente nomina di Lillo Diluvio. A quest'ultimo sono state affidate le deleghe alla solidarietà sociale, politiche sociali e giovanili, pari opportunità e rapporti con il consiglio comunale, mentre Antonella Moceri, che continua a ricoprire anche la carica di vice sindaco, si occuperà di pubblica istruzione, associazionismo, turismo e spettacolo e polizia municipale. All'assessore Vito Fierreri sono state aggiunte le deleghe all'urbanistica, territorio e ambiente, lavori pubblici, patrimonio, protezione civile ed edilizia scolastica. Confermate infine le deleghe dell'assessore Pietro Pisciotta. La GESAF SRL di Mazzara è la ditta aggiudicataria della gara per gli interventi di ripristino del basolato disconnesso in alcune vie e piazze cittadine. Lo ha reso noto oggi Palazzo dei Carmelitani. La ditta aggiudicataria ha già effettuato un primo sopralluogo per verificare i luoghi degli interventi ed ha ordinato i blocchi di basolato che dovranno andare a sostituire quelli non riparabili. Il costo degli interventi ammonta a 23.000 euro circa. I lavori sono stati affidati mediante procedura di gara con invito di tutte le ditte iscritte nell'albo di fiducia del comune di Mazzara. A causa della mancanza di coperture finanziarie salta la rimozione di rifiuti pericolosi e non a Mazzara il servizio. Salta almeno per il momento la via Mazzara del Vallo del servizio per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, compreso l'Eternit, i manufatti in amianto e le carcasse di animali. Quando sembrava che finalmente tutto fosse pronto per far partire il servizio, è arrivata infatti la retromarcia del Comune. Con una determina firmata lo scorso 13 maggio, il dirigente del terzo settore di Palazzo dei Carmelitani, Stefano Bonaiuto, ha revocato l'aggiudicazione del servizio alla Ecological Service ditta di Marsala, la cui offerta è risultata la migliore rispetto all'avviso pubblico predisposto dal Comune. La revoca, che risale quasi a un mese addietro dunque, ma della quale se ne è avuta conoscenza soltanto adesso, dopo la pubblicazione oggi dell'atto all'Albo Pretorio Online, è legata alla mancanza della necessaria copertura finanziaria. Come dire, non ci sono soldi per affidare il servizio, visto e considerato tra l'altro che il bilancio di previsione 2016 non è ancora stato approvato né dalla Giunta Comunale né tantomeno dal Consiglio. In pratica, nella determina dirigenziale 273 del 14 aprile scorso, con la quale era stato affidato il servizio, in questione erano state erroneamente indicate le coordinate di bilancio su cui era stata imputata la spesa occorrente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Da qui la conseguente revoca dell'aggiudicazione. La ditta marsalese aveva offerto un ribasso del 56% rispetto alla base d'asta di 40.000 euro. Dovrebbe nascere nel giro di breve tempo il Parco Nazionale di Pantelleria. Ieri infatti, d'intesa con il Governo Nazionale, il Presidente della Regione Rosario Crocetta ha proposto in giunta l'istituzione dell'organismo. La decisione arriva a distanza di pochi giorni dal devastante incendio che ha colpito l'isola. A dare l'ultima parola sarà adesso la Conferenza Stato-Regioni il prossimo 29 giugno. Acquistare un gioco per i bambini grazie alla solidarietà e alla vicinanza di tante persone, obiettivo raggiunto attraverso la raccolta fondi avviata dopo la morte del piccolo Andrea Mistretta, deceduto nelle settimane scorse a Marsala a seguito di una banale caduta. Il gioco verrà inaugurato sabato alle 18 alla presenza dei genitori del bambino. Il gioco verrà installato presso il parco Arcobaleno sul lungomare Boeo di Marsala e sarà fruibile a tutti i bambini. Spettacolo di fine anno ieri sera per l'Istituto Comprensivo Boscherino Castiglione di Mazzara del Vallo. Ne seguiamo assieme qualche momento, mentre vi ricordo che lo spettacolo sarà trasmesso dalla nostra emittente questa sera a partire dalle 21.35.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place was brighter than tomorrow. In fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. E non si rischia di avvocar, non c'è un amo in fondo al mar. La vita è ricca di pollicine in fondo al mar. Una esercitazione regionale di soccorso alpino e speleologico denominata Montenici 2016 in programma Castellammare del Golfo. La presentazione delle esercitazioni si terrà venerdì alle 11 nella sala conferenze del Castello Arabo Normanno. L'esercitazione vera e propria con il recupero di un infortunato nella grotta Ibisso dei Cocci si terrà sabato dalle 6 alle 22. Consueta festa della scuola Marsala, questa mattina l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore alla pubblica istruzione Anna Maria Angileri ha incontrato al complesso monumentale San Pietro le delegazioni di tutti gli istituti del primo ciclo Livi Betani. Durante l'incontro si è parlato delle attività svolte durante l'anno didattico 2015-2016, compresi i progetti realizzati in collaborazione con il Comune. A dare il saluto è stato il sindaco Alberto Di Girolamo, secondo cui il bilancio che viene fuori alla fine di questo percorso è senz'altro positivo. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Vi ricordo ancora una volta che alle 21.35 trasmetteremo lo spettacolo dell'Istituto Comprensivo Boscherino Castiglione. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.